Il torrenting non è adatto ai deboli di cuore. Si possono scaricare accidentalmente dei malware, oppure andare incontro a dei problemi con il proprio ISP, oppure ancora scaricare dei contenuti pirata sul proprio dispositivo. In questo caso, quindi, potreste avere dei problemi con la legge. Una buona VPN potrebbe essere proprio la soluzione adatta a te, ed è per questo che oggi andrò a parlare delle migliori VPN. Inoltre, tratterò anche l'argomento torrenting e soprattutto dei problemi più comuni. Innanzitutto voglio dire che solitamente i provider di internet cercano di vincolare la banda di quelli che sono gli utenti che sfruttano il torrenting. Questo infatti solitamente succede perché effettuando il torrenting andrai a consumare molta più banda. Ed è qui che servono le VPN. Il vostro ISP infatti vedrà solamente che siete connessi attualmente a una VPN. Non sarà in grado quindi di rilevare il torrenting e quindi potrete continuare il vostro lavoro senza alcun problema. Ecco dunque la risposta alla domanda come scaricare in modo anonimo. Onestamente infatti non è un segreto che la maggior parte degli utenti che utilizzi un sistema di torrenting lo stia proprio utilizzando per scaricare dei contenuti pirata. E quindi è proprio questo il motivo per cui alcuni ISP cercano di limitare la velocità di banda dei propri utenti. Dunque, detto questo, quello che io personalmente vi consiglio è quello di attivare la VPN prima di utilizzare il vostro servizio di torrenting. Se vogliamo poi parlare del miglior servizio VPN per torrenting del 2022, dobbiamo prima osservare alcuni importanti criteri. Alcuni provider poi non includono nemmeno il servizio di torrenting all'interno della propria VPN ed è proprio per questo motivo che io invece vorrei andarvi a parlare di alcune VPN che includono questo servizio e che soprattutto ottimizzano il trasferimento di files peer-to-peer. I servizi di torrenting di cui ti andrò a parlare adesso sono quelli di NordVPN, PrivateVPN e Surfshark. Questi sono davvero molto sicuri, soprattutto se andrai a utilizzare questo servizio in paesi che lo vietano. Ma ovviamente, anche se il torrenting è consentito nel paese in cui stai utilizzando la VPN, bisogna sempre dare un occhio anche alla sicurezza. Maggiore infatti la sicurezza della tua VPN, maggiori sono le probabilità che tu rimarrai in anonimo durante l'utilizzo del servizio di torrenting. Alcune VPN infatti fanno parlare di loro per la loro grande sicurezza, ma a volte non fanno nulla per proteggere il tuo indirizzo IP. O la VPN infatti è la prima che mi desta qualche sospetto. Insomma, per assicurarsi che il proprio indirizzo IP non venga per niente rivelato, allora bisognerà affidarsi a un ottimo kill switch, che in alcune VPN, per l'appunto, è compreso. Questa funzione infatti non permette alcuna fuga di dati anche quando la connessione, per qualche motivo, viene interrotta. Infatti, anche se ci sarà solamente un secondo di inattività della vostra VPN durante il download, quello potrebbe essere benissimo l'istante in cui tutti i vostri dati, e specificatamente il vostro indirizzo IP, potrebbe essere trapelato e quindi essere notificato al vostro ISP. Le VPN invece che vi ho accennato poco prima sono davvero affidabili e contengono appunto al loro interno questo servizio di kill switch. Le VPN inoltre utilizzano la crittografia per consentirti il torrenting in modo davvero molto sicuro. Anche se una connessione crittografata viene intercettata, infatti, non c'è alcun modo di scoprire quali sono le informazioni in essa contenute. Le migliori VPN per il torrenting, infatti, utilizzano questa connessione crittografata, senza però andare a inficiare sulla velocità della connessione. Ad esempio, IPVanish, Atlas VPN, NordVPN e Surfshark danno proprio questa garanzia. Le ultime due VPN che ti ho accennato poi lavorano su server RAM, il che non permette al provider di conservare le informazioni che sono in transito. Questo quindi assicura che nessuna terza parte riesca ad intercettare le tue informazioni. Sebbene la sicurezza dunque sia davvero un fattore determinante per te, un altro aspetto davvero molto importante è la prestazione. Le prestazioni infatti sono davvero molto importanti quando andiamo a parlare di un processo di torrenting. La velocità di trasferimento dei file ovviamente dipende dai peer, ma nonostante questo, ovviamente, la VPN fa sicuramente il suo gioco. Come vedete ho anche eseguito dei test su queste 5 VPN e devo dire che le velocità sono davvero molto adeguate. Anche utilizzando infatti il server più vicino a me, la velocità rimane praticamente la stessa. Quella che per me però ne vale davvero la pena è NordVPN, che ha una velocità impressionante.
Persino IPVanish, che non ha dei server specializzati, o Private VPN per il torrenting, che non ha un protocollo moderno, lavorano davvero molto bene. Nel caso poi di NordVPN e IPVanish, potrete utilizzare il proxy SOX 5, che ti permetterà di aumentare ancora di più la velocità. I proxy infatti non dispongono di crittografia ed è per questo che non rallentano la connessione. In ogni caso, riescono comunque a nascondere il tuo IP da eventuali tracker. Per il torrenting comunque io ti consiglio assolutamente di appoggiarti al server del paese più vicino. Anche se il tuo paese infatti ha delle limitazioni, non aver paura. Tutto verrà completamente mascherato. La cosa più importante infatti è di utilizzare una VPN che lavori davvero molto bene e che conservi la tua privacy. I fornitori di VPN infatti che ti assicurano davvero la privacy hanno politiche di trasparenza per quanto riguarda i log e partecipano a verifiche indipendenti per quanto riguarda la loro validità. L'affidabilità di NordVPN e Surfshark per il torrenting infatti viene proprio confermata da queste continue verifiche. La cosa che poi voglio condividere con voi è che ovviamente va benissimo conservare un file che avete scaricato, ma su questo ho una piccola osservazione da fare. Infatti se conservate questo file potrete ovviamente aiutare gli altri a scaricarlo mantenendo il torrent attivo. La cosa importante dunque è mantenere sempre la VPN attiva. Se aiutate infatti a condividere dei file che sono coperti da copyright non c'è assolutamente nessun problema, ma nel momento in cui invece condividerete dei file che non ne sono coperti, allora a quel punto potreste avere delle ripercussioni a livello legale. Inoltre, oltre agli elementi essenziali di queste VPN, ci sono ulteriori funzionalità che possono aiutare a gestire il torrenting. Ad esempio, lo split tunneling è veramente adatto per chi vuole utilizzare la VPN solamente per il torrenting, senza dunque che altre applicazioni ne possano risentire. Surfshark, per quanto riguarda questa funzionalità, potrebbe essere dunque la soluzione migliore per te, a meno che tu abbia iOS. IPVanish invece osserva questa funzione solamente su Android, mentre NordVPN ce l'ha sia su Android che su Windows. Un'altra funzionalità poi davvero interessante è il port forwarding, che ti permette di collegarti a più peer contemporaneamente, in modo tale da aumentare la velocità di download dei file. Per quanto questa sia un'opzione davvero utile, solamente PrivateVPN, tra tutte quelle che ho menzionato, contiene per l'appunto questa funzionalità. Naturalmente poi non tutto può essere risolto solamente con una VPN. La cosa importante è assolutamente scaricare un software ad hoc per il torrenting. Quella più sicura che vi consiglio di scaricare è Qubit Torrent, che è davvero molto leggera ed è anche priva di ogni tipo di pubblicità. E anche priva di bloatware, a differenza di MUTorrent, che un tempo era davvero molto popolare. Per quanto riguarda poi i file torrent, io vi consiglio di scaricare solamente quelli che vi sembrano davvero molto sicuri. Quindi se il torrent, ad esempio, è in circolazione da più di una settimana, se al suo intorno c'è una discussione di alcuni utenti e soprattutto se non è stato mai segnalato. Adesso alcune note finali. Siate sempre davvero cauti nell'utilizzare il torrenting senza alcuna VPN. Soprattutto se andate a scaricare dei file che non sono protetti da copyright. In questo caso, infatti, potreste attirare l'attenzione del vostro ISP. Se invece volete utilizzare una VPN, beh, non potete perdervi il mio video riguardante le migliori VPN gratuite per quanto riguarda il servizio di torrenting. Vi consiglio infatti di utilizzare la VPN a seconda di tutti i servizi che secondo voi sono essenziali e fondamentali per quanto riguarda le vostre attività di torrenting. E mi raccomando, un numero elevato di download di una determinata VPN non vuol dire che sia sinonimo sicuramente di garanzia e di affidabilità. Hola VPN, infatti, è stata una delle VPN più scaricate, eppure è stata una delle più grandi truffe della storia. Personalmente, infatti, consiglio vivamente l'esperienza del torrenting tramite NordVPN. E poi ricordate ancora una cosa, una buona VPN non è solamente adatta al torrenting, ma davvero a tante altre cose. Ed è per questo che per quanto riguarda argomenti come la cybersicurezza e molti altri topic legati a questo, io vi consiglio di seguire tutti i miei video, che trovate ovviamente all'interno del mio canale. Mi raccomando poi, condividi qui sotto la tua esperienza di torrenting attraverso un commento o ancora dimmi pure qual è secondo te la migliore VPN per torrenting del 2022. E ovviamente se vuoi che tratti un argomento particolare nei miei prossimi video ti chiedo di lasciare ugualmente un commento qui sotto. Ciao, alla prossima!